che cos'è questo museo che stiamo raccontando, ma soprattutto è caratterizzato dal fatto che è un'attività museale completamente diversa rispetto alle altre attività museali presenti in Italia. Dove consiste praticamente la differenza? Nel fatto che tutto quello che tu vedrai qua dentro è perfettamente funzionante e in linea con il codice della strada. Capisci bene che mantenere un parco veicoli, che non è solo questo, che questo museo non è statico ma dinamico. Dinamico significa che praticamente qui ogni 2-3 mesi sostituiamo i mezzi, alcuni mezzi, appunto per continuare a dare un proseguo di storie, e quindi lo rende particolare dal suo genere. Fermo restando che da Roma in giù siamo gli unici. Questo museo, come appunto dicevo poc'anzi, non è statico ma dinamico, ma qua dentro troviamo degli elementi estremamente interessanti che raccontano la storia del motociclismo, non solo italiano ma internazionale. A tal proposito siamo qui davanti a questa bellissima ZKV del 1931. Questa moto è di origine tedesca, ha servito le forze armate tedesche e oggi risulta, tra le altre cose, l'unico esemplare esistente al mondo. Qui abbiamo una canna molto interessante, un 175 cm cubi di cilindrata di Luigi Canna. Chi era Luigi Canna? Luigi Canna era un semplice muratore, il quale praticamente partecipava la domenica a delle gare così sporadiche, ciclistiche, e siccome era un uomo giunonico e sfiorava i 2 metri di altezza, praticamente vinceva sempre. Questo lo ha portato al punto tale che è diventato un professionista. Basta immaginare che ha vinto il primo Giro d'Italia, è stato vinto da Luigi Canna, ma anche il primo Giro di Sicilia. Ha partecipato anche a 4 Tour de France. Purtroppo, sfortunatamente, si è dovuto ritirare per varie situazioni contingenti. Immaginiamo che si correva allora con delle biciclette particolari, avevano le ruote in legno. Più tardi, più avanti, te ne faccio vedere una molto interessante. Luigi Canna diventò un professionista, ha cominciato a vendere biciclette, ha venduto motociclette, praticamente perché non ha potuto più correre con le bici a seguito di un brutto incidente stradale. Qui vediamo una sua bicicletta molto bella, praticamente risale al 1950. Questa è un'Ariel, un inglese, praticamente molto bella nella sua interezza, nella sua livrea, vediamo piena anche di cromature e quant'altro. Questa motocicletta è estremamente interessante, fu venduta in Italia e ne sono stati venduti anche moltissimi pezzi, e sono stati dati in dotazione addirittura praticamente anche ai postini che operavano all'interno delle carceri giudiziarie. Vespa, ma velocemente, il nome Vespa come nasce? E il dottor Piaggio mise in moto questa Vespa e disse: ma ha un rumore strano, assomiglia proprio a un ronzio di una Vespa. E quindi da quel momento piace questa situazione qui e fu depositato. Ma una piccola aneddoto devo raccontare. Nello stesso momento, nello stesso istante, sembra che una questione che doveva accadere, la MV Augusta presenta una moto leggera, 98 cm cubi di cilindrata. Cosa mette sul frangimento anteriore? Vespa 98 cc. Piaggio denunciò la MV Augusta perché il marchio era già stato depositato e quindi l'ha indotto a sostituire appunto la sigla sul tagliamento. Siamo nel 1953, quando a Roma viene girato un film estremamente importante. Il film ha la denominazione di Vacanze Romane e quindi viene girato con Gregory Peck e quant'altro. Da quel momento la Piaggio ha avuto un exploit mondiale, a discapito di chi? Della Innocenti, che negli stessi momenti, negli stessi periodi, costruiva la Lambretta. Ma perché questo? È un fatto sociale soprattutto, perché nella casa degli italiani ancora non c'era neanche il televisore. Ma il cinema esisteva, quindi la Piaggio ha avuto la grande fortuna, il privilegio di essere vista nei grandi schermi. La Innocenti purtroppo aveva solo il quartetto Cetra che gli cantava la canzoncina. In questo museo c'è anche una sezione dedicata alla donna motociclista. Pochi ne parlano, in realtà noi il prossimo anno faremo qui a Casoleale, in collaborazione stretta con praticamente la madrina del museo, Linda Caruso. Che salutiamo, quale... Linda. E salutiamo Linda, certamente, chiaramente, che è molto attiva come madrina, è molto attiva, voglio dire, a salvaguardia di tutto quello che c'è all'interno del museo. Rappresenteremo
con un tour molto interessante, praticamente la storia della donna motociclista. Come dicevo poc'anzi, ecco qui le lambrette. Perché si chiamano lambrette, ho detto poc'anzi, che venivano costruite dalla Innocenti. La Innocenti il proprio stabilimento ce l'aveva sulle rive, definiamolo così, del fiume Lambro. Da qui nasce il nome lambretta. Qui abbiamo altri due simboli estremamente importanti, rappresentiamo la Gilera e la Moto Guzzi. Due grandi fabbriche, due grandi entità meccaniche. La Gilera nasce nel 1909, la Guzzi nel 1913. Quindi immagina la storia che possono avere queste due entità. Ti dico solo questo, che praticamente hanno servito non solo le forze armate, ma tutte quelle forze sociali che praticamente erano in auge in Italia. Vigili del fuoco, ANAS, carabinieri, polizia e anche preti. Questa è la famosa radio Ducati che mi parlavi? Sì, esatto. Questa è la RR3404. E quella è la macchina fotografica? Quella è la macchina fotografica della Ducati. Incredibile. Pensare alla Ducati, i più giovani la conoscono soltanto come moto. Sì, rigorosamente sì. Quindi, come ti dicevo, siamo qui nella postazione Ducati. Poc'anzi ne abbiamo un po' discusso, ti ho spiegato come puoi vedere. Quindi, quando nascono i micromotori, che servono rigorosamente per i mercati, servono per aumentare la velocità del trasporto delle merci, quindi farle giungere a destinazione, e nel particolare cito praticamente il famoso Mosquito, la Ducati sente la necessità anch'essa di costruire un micromotore da applicare ai telai delle biciclette. Quindi praticamente cosa accade? Accade che nel 1945 la Ducati va a Torino, si mette d'accordo con la SIATA e creano un motore. Ma dove sta la differenza? Che mentre gli altri costruivano i micromotori di 38 cm cubi di cilindrata, la Ducati ne fa uno che è di 48 cm cubi di cilindrata. Lo chiama cucciolo. La differenza ancora qual è? Mentre gli altri utilizzavano benzina e olio, quindi a miscela, la Ducati ne fa uno a quattro tempi, quindi ad aste e bilanciere. Eccolo qui, il Ducati. Cucciolo. Da questo momento, il cucciolo, da questo momento inizia la storia motociclistica della Ducati. Pietra miliare. Rigorosamente sì. Il motore per la barca. Sì, cosa succede nel 1957? Perché le date sono estremamente importanti. Molte aziende abbandonano praticamente quello che era il concetto di aste bilanciere. Cosa sono le aste bilanciere? Sono quelle asticine che servono a comandare le valvole, in particolare di aspirazione e di scarico. E quindi si passa all'asta gamma sintesta, di conseguenza praticamente un progetto completamente diverso. Qui c'è un 125 Sport, che è praticamente del 1958, è una prima serie. Quello che possiamo vedere, e se vuoi lo definiamo in maniera particolare, praticamente abbiamo già troviamo l'asta gamma sintesta, non abbiamo più le aste e i bilancieri. Questo perché? Perché dava più sicurezza e più durata al motore. Da qui nasce il progetto del desmotronico. Non ci dimentichiamo che da qui partono gli scrambler, tutto il resto, fino a giungere praticamente a questa bellissima motocicletta. Lo puoi ben vedere, è il desmo. Abbiamo un angolo MB praticamente, e qui puoi vedere alcuni piccoli particolari. Si vede da questo bellissimo casco che praticamente risale agli anni 50, a questo bellissimo giubbotto che è stato regalato da un nostro amico, da Angelo, il quale ha voluto donare, giusto per ritornare al discorso che noi viviamo anche di donazione. Quello è un giubbotto rigorosamente originale della NB Augusta. Lo abbiamo messo sul manichino proprio a rappresentare la storia della meccanica Verghera, perché il nome è proprio questo. Il conte Domenico e Giovanni Augusta, due grandissimi imprenditori, di cui uno si è dedicato alla costruzione di elicotteri in particolar modo e l'altro invece si è dato al mondo sportivo delle motociclette. Il palmares storico di questa marca praticamente è di ben 37 volte campione del mondo, di cui praticamente si vanta quello di Giacomo Agostini con 15 volte campione del mondo su questa. Mi dico Giacomo Agostini. E c'è anche una raccolta di libri, ripeto, sporadici in questo momento, ma la mia collezione, la collezione praticamente è estremamente importante. Allora, qua siamo nel 47. Perché queste raccolte? Perché allora, non essendoci televisioni, tutto era dato in uso alle, sia come
pubblicità e quant'altro, alle riviste, alla carta stampata, perché è l'unica cosa che esisteva, non c'era altro. Quindi la gente, gli amici, le persone di quel tempo, per potersi documentare, erano costretti a comprare praticamente questi, in particolar modo la rivista Motociclismo. Una delle sezioni importanti di questo museo anche riguarda i motoviaggiatori. Questa moto è di Ottavio Padanè, un motoviaggiatore insolitario. Lui con questa moto praticamente ha fatto dei viaggi di esplorazione nel mondo. Vorrei sottolineare semplicemente un fatto. Che cos'è la differenza fra mototurista e motoviaggiatore? Mentre il mototurista non ha nessun tipo di problema, perché ha il portafoglio gonfio di denaro e quindi fa dei lunghi percorsi, però la sera va tranquillamente a mangiarsi la pizza o praticamente ad andare a dormire in un albergo. Il motoviaggiatore questo non lo fa. Quindi cosa succede? Cosa succede? Succede che praticamente questo per ammortizzare i costi del viaggio. Ottavio Padanè è un motoviaggiatore. Con questa sua motocicletta, in ordine di tempo, lui ha fatto dalla Sicilia alla Mongolia e dalla Mongolia alla Sicilia per bene 24, attraversato 24 paesi, 2 deserti, 7 fusolari. Quindi la moto è sporca proprio perché è ha fatto il viaggio, ha concluso il viaggio al piccolo museo della moto. Questi sono una serie di micromotori che sono stati costruiti. Questo è il famoso Mosquito con telaio donna. Lo vedi, un motore a rullo che si applica praticamente, basta abbassare la leva perché dietro c'è un rullo, va a fare compressione sulla ruota posteriore e quindi genera corrente. Successivamente ne abbiamo un tipo molto più evoluto, che lo puoi vedere qui, di nome Gioiello, ma anche i francesi si sono praticamente impegnati nella costruzione di questi micromotori, con una differenza: mentre noi li mettevamo sulla ruota posteriore, i francesi la mettono sulla ruota. I francesi sempre controcorrente. Vedi, siamo qui in una postazione estremamente importante. Vedi, c'è una Guzzi, il famoso Guzzino. Da Guzzi non si fa condizionare da questo e quindi non fa micromotori vero e proprio, ma crea la prima moto leggera ed è il famoso Guzzino. Siamo nel 1946. Qui parliamo sempre di icone. Sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, sono dei punti estremamente importanti. Allora, Edoardo Bianchi, praticamente, già durante il primo conflitto mondiale, quindi parliamo della prima guerra mondiale, costruiva già mezzi importantissimi e serviva la forza armata. Non ci dimentichiamo che praticamente lui ha fatto le macchine, ha costruito camion, che sono serviti praticamente all'uso esclusivamente bellico. Qui poi continua con le motociclette, le Bianchi 500 VL del 32, 33 e quant'altro, quindi macchine estremamente importanti. Ma Edoardo Bianchi lo conosco tutti come biciclette, è vero? Io da piccolo lo conosco come biciclette. Benissimo, allora io ti do una chicca. Guarda questa bicicletta. Questa è una bici da corsa, è del 1921, costruita da Edoardo Bianchi. Ma la stai notando le particolarità? Li vedi che ci sono i cerchioni in legno? I cerchioni in legno, c'è scritto anche servizio corso? Sì, esatto. Quindi guarda un attimino i cerchioni in legno. Allora, i cerchioni non erano in acciaio, o in ferro, o in alluminio, ma erano in legno. Capri, perché Capri, questa veniva fatta dalla Grati, dalla fabbrica Grati di Milano, una fabbrica veramente interessante. Sull'onda della grande pubblicità del cinema del 53, come dicevo poc'anzi, che ha fatto conoscere la Vespa in tutto il mondo, la Grati ha provato a fare uno scooterino simpaticissimo con una caratteristica estremamente importante. Guarda l'anteriore di questa, assomiglia a una Vespa? Sì. Benissimo. Guarda un attimino il posteriore, assomiglia a una Lambretta LI? Sì. Bene, ha creato una fusione. Questo serviva praticamente, comunque anche con le colorazioni che loro avevano deciso di dare, di essere venduti un po', voglio dire, per così il turismo. Così accontentava tutti. Però ecco il nome Capri, perché gli hanno messo anche questo nome di quest'isola praticamente come per dargli l'ispirazione, grazie a quel cinema che aveva portato milioni e milioni di turisti in Italia. Qui abbiamo sempre un MV Augusta, già pronta corse, perché veramente bastava poco
per poterla portare in pista, ma come tu ben sai bastava togliere il faro e qualche piccola altra cosa che praticamente era, perché in pista non si corre con il faro. Qui abbiamo un'ossa, questa ossa è una moto spagnola, praticamente con 250 centimetri cubi di cilindrata, ed è la macchina ufficiale che è stata consegnata appunto dalla ossa al pilota Lazzaro, il quale praticamente con questa macchina ha corso varie competizioni, sia in Italia che in Europa. Questa invece è una delle mie moto con cui io ci giocavo, è una Benelli Moto B 250 SS da competizione, praticamente con telaio Zanzani. Telaio Zanzani, che era Pietro Zanzani, praticamente era quello che creò i tralicci, perché questa moto quando si prendeva il punto di corda o comunque tendeva a tirarti fuori, perché ha un telaio scatolato e quindi di conseguenza le vibrazioni le sentivi. Ma questo serbatoio così l'hai fatto fare tu? No, assolutamente no, questo è originale. Quindi già a quei tempi c'erano queste finezze? Certo, c'erano queste finezze perché servivano comunque, come ti dicevo, servivano per pubblicità anche. I semimanubri? Sì, esatto. Questo è un fronte marcia, come puoi vedere, così, cosiddetto motore a uovo. Cosa abbiamo qui in questa sezione? Abbiamo delle moto particolari che vengono costruite praticamente da Francesco Bella. Chi è Francesco Bella? Un grande amico, oltre che appassionato. Tra l'altro un personaggio, ma soprattutto un visionario. Questo è qui c'è Francesco. Sì, eccolo qui, a fianco a una delle sue meravigliose creature. Dei suoi tanti premi che ha vinto. Rigorosamente in campo mondiale. Perché lui con queste moto, o comunque ne costruisce una l'anno, con la quale partecipa al campionato mondiale di costruttori. Eccolo qua. Qui abbiamo questa che lui ha voluto dedicare a Renzo Pasolini, non so se vedi, c'è anche l'immagine, purtroppo che è sparito nel 1973 assieme a Saarinen in un bruttissimo incidente stradale. Questa l'ha voluta dedicare al nostro Sitch, praticamente, anzi la voleva donare alla famiglia per fare beneficenza. Questa invece, ecco, qua a parte le linee particolari di Renzo e della Sitch, ma io qui vedo, non senza discutere la bellezza di quelle due, ma qui vedo una piccola opera d'arte con la scritta 500. Io non direi piccola, io direi una grande opera d'arte. Basta immaginare che qua sopra c'è praticamente un motore di un Fiat 595 Abarth. Fantastico. Macchina e motore che è appartenuto praticamente al papà di Francesco. Cioè dove la visione è diventata concretezza. Sì, perché esatto. Immaginare una moto con il motore di una macchina non è cosa facile, te lo posso garantire. E poi se non sbaglio, tutto quello che noi vediamo sulla moto sì. È ricavato dal pieno. Sì, è tutto ricavato dal pieno, si è fatto da lui nel suo laboratorio. Un grande lavoro artigianale e di qualità, di precisione meccanica. Rigorosamente sì. Oltre che di bellezza, perché andarsi a creare una motocicletta per lui che non fa questo lavoro. No. Quindi lui è un visionario, però, fare un'opera sporca è facilissimo, fare un'opera pulita e bella come le sue è molto difficile, quindi tanto di cappello. Non c'è ombra di dubbio, ma infatti vengono apprezzate le sue opere in tutto il mondo. Ecco, questa ne è un'altra, praticamente questa lui gli ha dato la denominazione di Lupara, perché lui ogni moto gli dà un nome. Perché Lupara? Perché praticamente ogni volta che si mette in moto il primo scoppio che dà assomiglia proprio a un colpo di fucile. Ma la caratteristica di questa motocicletta è che non monta un motore di moto, ma monta un motore Moto Guzzi 500 del motocarro, dell'Ercole. Quindi completamente fuori ogni pensamento che possa un motore di un motocarro a tre ruote possa essere montato qui, perché i sensi di rotazione sono completamente diversi. Quindi, ma non solo ha fatto questo... E sono tutte guidabili queste? Rigorosamente sì, perché per poter partecipare a questo le moto devono andare... devono mettere in moto, devono essere funzionanti e quindi altrimenti non viene preso a questi campionati. Ti volevo dire l'ultima cosa, sono proprio riferito a questo, lui ha reso ancora una cosa diversa, perché l'Ercole è un 5 marce, no? Manuale. Lui questa moto l'ha resa addirittura solo a presa diretta, quindi non abbiamo frizione, non abbiamo niente. Cosa ha voluto significare in questa motocicletta Francesco Bella? Ha voluto raccontare, seppur in maniera breve, la storia della baronessa, donna Laura Di Carini, la nostra baronessa siciliana che ha fatto la storia, purtroppo tragicamente scomparsa. Perché scomparsa? Perché il padre l'ha indotta a suo tempo praticamente a sposare un uomo che lei non amava
mentre già era fidanzata di nascosto, e quindi l'ha trovata adultera e l'ha uccisa. Lui qua cosa rappresenta praticamente? Cosa? La grande forza di questa donna lo vediamo dalla radica di ulivo, vedi questa sella è tutta in legno, lo vediamo qui dalle manopole, lo vediamo in tantissimi altri particolari. Rappresenta anche che cosa? I pizzi siciliani, cioè questi rigami che la Rombeldonna aveva sui reggiseni, sulle sottane e quant'altro, rappresenta le curve sinuose e imponenti di questa donna, come puoi vedere dal telaio, e rappresenta anche uno strumento di morte. Praticamente lui l'ha voluto identificare, perché è stata uccisa dal padre proprio per questo, l'ha voluto identificare nella falce. In questo caso la falce rappresenta il cambio delle marce di questa musica. Beh, io ringrazio voi e colgo l'occasione di invitare tutti quanti gli amici a venire a Castroreale, in questo bellissimo borgo che si trova in provincia di Messina, e venirmi a trovare. Io vi aspetto qui, le porte del museo sono aperte, e quindi perché vi dico questo? Perché qua dentro si vive la storia e tutti quanti non la conosciamo esattamente quello che accade. Ebbene, io sono pronto a spiegarvela, a immergervi in un percorso storico non indifferente. Quindi non solo questo, ma vi prego anche, se volete, condividete questo video con i vostri amici affinché possano venire qui e immergersi in un passaggio di storia rigorosamente importante.